Allora, io andrei avanti se sei con me. Sì. D'accordo? Sì. Premio alla cantina da Diana Russo! La patata bollente di Steno, qua la mano di Pasquale Festa Campanile, Riamanti Marsh di Luciano Salce, Piedino il Fichissimo, Ricchi Ricchissimi, praticamente un under, Generanti Cretino, Gigi Bullo, Delitto sulla tua strada, Ciccia Bomba, Occhio Malocchio per Secolo e Finocchio, Pizza Connection, L'Avaro, Anni di Belli. Noi invece l'abbiamo vista in numerosi fiction e lui è stata veramente molto brava, tra l'altro alcune veramente dicono che si ricordano tutti. L'Assassino delle Contate, Angelo Nero, Tre Stelle, anni 60, io mi ricordo molto Il Bello delle Donne 2, l'ho amato tanto, il tuo personaggio, Il Papa Buono, Caterina e le sue figlie 2, Di che peccato sei e Peccato alla vergogna. È stata anche protagonista di numerosi spettacoli teatrali. Vi lascio mezzo. Allora, Adri, buonasera, come stai? Amore, che bello rivederti. Allora, avete detto tutto voi, quindi basta. Grazie mille. No, ma io voglio sapere tutto di te, adesso... Tu sei tutto di me, perché noi eravamo vicine di casa, abitavamo a Monteverde Vecchia, eravamo vicine di casa, questa bambina la conosco, sempre avuto un'energia. E come presenti bene, perché se c'è una cosa che io non ho mai amato è presentare. Sei deliziosa, hai... questa leggerezza, complimenti, ci facciamo, ci commuoviamo perché i nostri papà erano amici. Vabbè, andiamo avanti. Allora, diciamo, abbiamo avuto due grandi papà e il tuo era un grandissimo pittore famoso che fa sempre, no, tu continui a ricordarlo con delle mostre bellissime. Una volta sono venuta anch'io. Vogliamo ricordare anche un secondo tuo papà e magari gli dedichi il tuo premio. Certo, dedico a lui il mio premio anche perché io ho ereditato dei quadri e sto portando avanti mio padre in tutto il mondo. Quindi quadri di Fellini, una serie di Fellini, una serie di donne, adesso ho fatto questi disegni antichi a Via Maguta, ho fatto una mostra a Los Angeles, adesso era ospite al Museum Ossian di San Diego, solo che partire adesso è un po' pericolosetto, quindi vabbè, continuerò. Quindi ricordiamo Mario Russo. Mario Russo, grande pittore figurativo. Grazie. Napoletano. Molto, molto, molto bravo, divertente, allegro, ma non solo con grande ironia. Ecco da chi l'hai ereditata tu. Grande umanità, mio padre era una persona buona. È vero, è vero. Quindi, ecco, salutiamolo. Salutiamo, ciao papà. Io sono lì, ciao papà. Adesso devo un po' che mi metta a piangere, quindi grazie del premio. Annalita, lei sa far tutto, sa anche cucinare, cosa che non so fare io. Una volta mi fa una lezione di cucina, io non so cucinare, perché mia mamma era di Montefiascone e cucinava benissimo, faceva una pasta ai fagioli, mi ricordo, al mio compleanno, sono un acquario, sono anche il 4 febbraio, sono acquario. Anche tu sei acquario, quindi non diciamo l'anno perché ormai comincia a essere... Tralasciamo. Quanti anni ho perché insomma comincia l'età. E lei faceva questa cosa e per i miei compleanni mi faceva fare la stessa ragione, ma di una bontà, di una bontà. Però appena mi avvicinavo in cucina, mi detto non sei capace. Vabbè. Anche mia mamma mi diceva, non sei capace di cucinare, vai. Quindi non so cucinare. E quando vengono i miei amici a trovarmi, perché ormai non vengo più a Roma, prima abitavamo vicino, adesso vivo in campagna, dico venite a trovare, però mi porta al ristorante. Oppure gli dici la cosa migliore quando mi vedi dagli amici scoperto è portate una cosina per uno e facciamo la cena in casa mia e ti sono contenti. No, io non posso perché ho due cani che se mangiano tutto, mi saltano addosso, io ormai vivo, vivo per questi due cani, due boxer. Io. Tu cucini bene, venite da me e io mi invito a ristorare. Oppure a casa mia però dovete sopportare i miei cani che io adoro. Sono i miei figli. Sono i miei figli, sono i figli che non hai avuto. Che non ho mai avuto, brava. Lei. Ho capito. Hai capito? C'è un altro libro. C'è un altro libro, vivo per i miei canetti. Che come mi amano i cani, perché gli uomini mi hanno fatto soffrire. Molto, non tocchiamo questo tasto, andiamo avanti. Grazie ad Annalita per il premio. Non c'è più, grazie cara, premio alla carriera, sì, ho fatto molte cose, una grande carriera soprattutto in teatro, ma anche in Cina.
cinema. Stiamo parlando dei registi più importanti in assoluto in Italia e tu dici. Stiamo parlando della storia del cinema. La storia del cinema. Abbiamo Adriana che rappresenta proprio. È stata. Vabbè, io non voglio dilungarmi perché poi si diventa noiosi, però io da me è stata una carriera, devo dire, all'inizio di una facilità, per caso, durante gli esami di maturità, liceo linguistico, avevo un compagno di classe che poi è diventato un produttore. Insieme abbiamo fatto teatro, da lì non mi sono più fermato, ho fatto teatro stabile con Brecht, col teatro stabile di Emilia Romagna. È stata una cosa semplice, tutto è venuto con molta facilità, tutto con molta facilità, anche se di scuola, provino e via. Che bello. Gasman Lasta, protagonista e via, un provino. Dai qua la mobile, io ci ho fatto piante, ma non fare un ruolo migliore. Anche tutto con molta facilità, non so perché. Grazie, la bicchietta mia. Guarda, spero di averti ritrovato. Ecco qui, ecco il tuo premio e soprattutto anche la tua. Aspetta, dobbiamo fare la foto. Grazie. Di qua.